Andate a briscola? Sì, a briscola. Ah, sì? Sempre, via legge con sempre a briscola. Senza rubare, però, eh? No. Picche. No, eh? Eh no, non ce l'ho. Dove vado? Prendi l'asse. Perché lei lì ti? Bravo. Prego. Perché mi ti? Picche, coppe. Quadra, stolto, lo faccio io. Non capita tutti i giorni di fare il giro di boa del secolo, possiamo dire la carica di 101. Prima di tutto auguri. Grazie. Auguri e ben ritrovata, perché ci eravamo lasciati l'anno scorso all'Hotel Canso con l'augurio di ritrovarci quest'anno. Promessa mantenuta, vero? Certo, promessa mantenuta proprio. E naturalmente questo è stato un anno in più che è passato, un anno di esperienza. Penso anche oggi una bella giornata con i parenti. È stata una bella festa. Io devo ringraziare mia figlia, mio genero, tutti, perché mi hanno proprio fatto una bella festa. Ecco, ricordiamo magari per chi si è dimenticato dove è nata e qualche episodio bello della sua vita. No, mi sono nata a Canso, ho vissuto a Canso, ho lavorato a Canso, sono sposata a Canso. Tutto a Canso ho fatto. Insomma, una canzese doc, allora. La canzese proprio doc. Naturalmente adesso sta godendo il meritato riposo, oggi abbiamo tagliato questa torta importante, questo traguardo, ma
mi hanno detto l'uccellino, come si dice una volta, mi ha detto che non è la sola che ha compiuto 101 anni, anche ieri c'è stata un'altra che ha compiuto 101 anni. Vera? Di sopra mi pare, di sopra. Sì. È quella di sopra. Sì. Di sopra. Sì, sì, sì. Abbiamo un'altra ultracentenaria allora, si vede che l'aria di Canzo porta bene. Ma non, è, non penso che sia di Canzo, è della Valtellina. È della Valtellina quella, quella che dice. Sì, sì, è nata in Valtellina. Però deve essere poi venuto qui a Canzo. E, se ricordo bene, lei ha lavorato molti anni. Molti anni, dunque ho fatto 20 anni dal Visconti e 23 anni dal Castellarti. Ho lavorato 44 anni, poi dopo c'è pal barro, lavoriamo sempre fino a che potevo lavorare. Forse questo è il segreto per rimanere in forma? Mangià. Dormì e lavorà. E poi hai dimenticato una cosa. Si è dimenticato una cosa, suggeriscono. Dormì e lavorà. E basta. E basta. Col marito cosa facevi? Ah, col marito, quello, quello col marito, beh, poverino, adesso non c'è più, cosa fa? Col mio marito sono sempre andata d'accordo, sono sempre avuto bene fino a che è morto. È morto il mio marito, mi capita. Anche da risposarsi, via. Un amore per la vita, insomma. No, basta uno. Basta uno, un amore per la vita, sì, uno solo. Basta. Uno per volta. Un'altra cosa bella che possiamo ricordare, oltre al ricordo del marito, che senz'altro da quello come la dice, sì, è un bel ricordo. Cosa? Andiamo a giocare al ballon, non sempre insieme. Lui faceva il massaggiore del ballon, mica andavi a tre. E ganavi sempre me e la Sciura Marelli e la Marelli e no, aspetta, si erano in tre, me, la Marelli e la Tiglia. E la Tiglia si erano in tre, non sempre a giocare al ballon, perché al mio fratello e il mio marito faceva il massaggio, il mio fratello giocava. Allora noi siamo sempre i primi che erano là nel campo a usare. Ma toccava scontas perché era l'arbitro una volta le mie alle di. Ricordate, gridate come volete, ma non le parolacce. Io la dimo il cibi prima di cominciare la partita. Magari qualche parolaccia con la foglia. No, ma vero. Ma le partite le guarda ancora in TV? Ma il mio sport sportivo anche mo. Guardi anche mo le partite. E la squadra del cuore? Ma la squadra del cuore era quella del mio marito, l'Inter, no? Era l'Inter. L'Inter che era quella del mio marito e tenevi piuttosto l'Inter. Per cui poi mica tenevi tanto al Canzo perché giocava il mio fratello. È chiaro, cioè sì. Un occhio di riguardo alla squadra locale, poi c'è la squadra importante. Perché era l'Inter, era quella del mio marito, andavi sempre a tre. Nera azzurra? Sì, era azzurra, proprio. Ma oggi però l'ha chiarito l'Inter, perché credo che è rossa e nera. Ah, è grigio. Grigio. Abbiamo scherzato. Lo so. Sì, tutto si scherza, però. Sen da fa. Ma a voler dare, come dire, un consiglio alla gioventù oggi per trascorrere una vita serena, una bella vita, che consiglio dà? Al mio consiglio dà da fai bravi, mangiare, dormire, lavorare e sta bene e mia fai cattiveri da un culo altro. Che mi chiedo lì ma piace a me. Mi sono miso da tutti e ho miso da nessuno, per modo di dire. Tu ti miso e tu non miso. Mi sa che la misa, mi i contraddisse mi sa che quei cose, ma mi da nata Caliperi. No, Non mi è il tipo da Tacalì. Tacalì si fa cattivo sangue. No, a me non mi piace Tacalì con la gente. Mi piace questa misa da tutti. Mico il bar tanti anni, mica i miei clienti che venivano da lei, venivano da lei a chi in dal mio bar a fare il caffè. Ricordiamo un attimo i telespettatori che probabilmente i primi giorni del 1914, l'1 e il 2 novembre, perché lei e l'altra, sono due giorni che hanno portato bene allora. Per me sì, il 2 novembre per me mi hanno portato bene. I miei morti, mi però sono attaccata ai miei morti, i superiori a tutti. Un ricordo va sempre a chi ci ha già lasciato.
Mi sì, amico, la tutti i memori, tutti i sirchi, tutti i miei preghieri. Sì, sì. Comunque lei e la Tonelli Domenica, che è l'altra ultracentenaria, siete, come dire, due esempi di come la vita può essere bella, intensa, anche dopo una certa età, vero? Certo, certo, ma bisogna essere onesti, onesti e sinceri, e basta. E insomma, bisogna essere anche un po' mica tutti in bunda fallo. In un certo senso lei ha vissuto due guerre, anche se la prima... La guerra del 14 giorni, anche il mio papà era mica congelato, era un alpino, e veniva qui con un tipo congelato, stava lei all'ospedale e veniva qua. E mia cara, mi ricordo che l'hanno tirato giù da una camionetta, l'hanno tirato giù, l'hanno portato in due soldati in ca e la resta qua, perché dopo lei all'ospedale, ma dopo quando lei sta bene, ma poi più una soldata e in magazzino, perché con tipo congelato non si poteva più, era un alpino il mio papà. Poi la seconda guerra mondiale? Quella l'ho vissuta. Quanti scontri i partigiani? Quanti scontri i partigiani? E beh, ma ormai si può dire, anzi è un punto d'onore, un punto di... A me papà portava a casa tutti i figli partigiani, portavano in casina e poi dopo la noce venivano in giotei e portavano in montagna. Verso la Svizzera? No, verso la montagna, portavano in montagna. E dopo dalla montagna non si salvava da gente al mio papà. Per cui anche... Però non l'ha mai ciappato, perché? Perché da spigno da una canostra che non era mia. E sa che quei ghidun che fa, se che la spia, sei sicuro che acciappano, ma sa che mia è una spia e acciappa a me. Eh no, poi... E mio papà l'ha mai ciappato, gli portava a casa dal fin, gli portava in casina per la noce, io in giottai, gli portavano in montagna i partigiani. Diciamo che ha contribuito anche a salvare allora parecchia gente. La sacca che era il Paolino, né? Paolino, no, lei si chiamava Paolino, che al figlio lì pensa che era da come a salvare mio papà, che l'hanno chiuso in casina sotto al fin. Mi fai finta di andare su con la tazzina a mangiare, e poi guarda, se mettevi giù la tazzina della minestra, lui veniva a lasciare, e poi andava. Mio papà gli ha salvato. Si ricorda i giorni quando è finita la guerra? Anche i partigiani, allora, anche i partigiani portavano via e fusilavano anche. Io ho visto il cimitero, ho visto fusilare i partigiani. Sulla Villa Meda c'erano le SS. SS? Io ho visto, noi siamo andati sulla una montagnetta che guarda giù il cimitero da qua. Non tu sanzi, non si guarda giù. E in vista fusilare i partigiani. E giù in fondo al cimitero con la mitra e a mitragliare e a mettere al muro ma mi ricordi questi sono ricordi non piacevoli, ma come dire, cose che sono successe, sono dispiacevoli, però non si dimenticano mai, non si devono dimenticare, non si dimenticano mai, 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 mai. Ritorniamo un attimo a noi, a questa giornata. Chi c'era a fare festa? La mia tusa, il mio genere, il mio fratello, mia sorella, anche tutti. Mi sono maggiore da neve. Mi ricordo che era, mi ha detto che era una famiglia numerosa. Sì? Un'altra sorella, a Vitorino. Quanti anni aveva? Era la sorella che si era un proprio più se lei stava da cambia a cagna, ma noi si telefonavamo anche di svolta per modo di dire, se ti quintavano su tutti noi sbagli, tutti noi roba. La mia sorella, mi manca la mia sorella, mi è mancato il coso, basta. Io più che ringraziarla e augurarle di ci vediamo ancora l'anno prossimo. Speriamo. Mai dire mai. E non si sa, magari ci vediamo anche l'anno prossimo. Io ci conto. Vorrei veschisci, ma sarà difficile. Un anno è lungo, sa mai. Però l'abbiamo cominciato, dai. Dall'anno scorso non è mica cambiato. No, non è mica cambiato. No. Cambia poco dall'anno passato e quest'anno. Come si dice, chi ben comincia e a metà? Metà, chi primo comincia, metà finisce. Più, metà dell'opera. Metà dell'opera.
Bene, grazie e tanti auguri. Grazie, un bacino grazie. Ci vuole però. Tre. Sì, tre. E grazie, allora, e grazie dell'intervista, lei. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie Maurizio. Quindi e conti li sai fare bene? Sì, sai che i miei clienti hanno delle conti, che il cervello ci vuole il cervello elettronico. Perché mi facevi qui, mi facevi a mente, neanche diciamo mai, difficile. Porta giù la mia ultima sorella. Mi venivi fuori dalla chiesa con il braccio al mio marito, ma portala la mia sorella in braccio, non fa la fotografia. E mi dici, la sua tusa. Invece era la mia sorella. Siamo con Nicole, abbiamo appena sentito la nonna, adesso sentiamo te. Mi hanno detto che sei una chiacchierona, comunque devi fare una cosa importante adesso. Chi devi ringraziare? Allora, a nome della nonna e di tutta la famiglia. Ringrazio la casa di riposo, l'infermiere, il presidente, Laura e tutti quelli che lavorano qua e i volontari. Mi dici un segreto, quanto vuoi bene alla nonna? Tanto. Tanto quanto? Tanto quanto tanto. Grazie, ciao. Ciao. Of love and sleep and tight are rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I'm your arrivederci il prossimo anno e 102. Brava. Va bene? Grazie. Grazie. Grazie.